Però ecco, può essere considerato secondo te una forma di maltrattamento lasciare un cane per ore ad abbaiare, quando appunto magari si sospetta che abbia un problema anche poi di natura comportamentale a questo punto? Certo che può essere considerato assolutamente. Allora, il cane, sul discorso del cane che abbaia, l'argomento non è così stretto, nel senso non si liquida in un poco, perché in realtà è vasto. C'è il cane che abbaia perché è maltrattato, c'è il cane che abbaia perché invece soffre di ansia abbandonica. C'erano degli esempi anche di cani che sono tranquilli e nel momento in cui il padrone esce di casa e lo guardano ancora dal balcone, gira l'angolo, iniziano ad abbaiare e non smettono fino a quando il proprietario non arriva a casa. Diciamo che anche lì bisogna fare un distinguo e bisogna anche fare un distinguo tra quanto il cane disturba realmente il singolo piuttosto che l'intero condominio, l'intero vicinato, se stiamo parlando di villetta schiera o di abitazioni di tipo diverso dal condominio. Perché? Perché il cane che abbaia può effettivamente intanto è diritto del cane abbaiare. Partiamo da questo principio, perché il cane abbaia e lo ha anche affermato la Cassazione, è il suo modo di comunicare, quindi come noi parliamo, il cane comunica abbaiando, quindi non si può impedire al cane di abbaiare. Uno. Dipende quanto abbaia, in che ore abbaia, perché anche lì il cane che abbaia durante il giorno, e magari abbaia tanto, ma non in modo continuativo, è diverso dal cane che abbaia di notte, perché il cane che abbaia di giorno ci sono comunque dei rumori, i rumori della strada, le macchine, quindi anche la percezione del cane, dell'abbaio del cane, è diverso rispetto alle ore notturne in cui invece vige il silenzio, perché c'è il diritto di riposare. Dipende, questo cane qua se disturba solo il nostro inquilino e qui si torna al discorso di prima, quindi prima ci deve essere un'interazione tra il nostro vicino e noi, perché si possono anche porre dei rimedi che sono appunto sia chiamare il comportamentalista per darci una mano, ma si può anche provare ad insonorizzare magari la stanza mettendo magari un cartongesso, qualche accorgimento che cioè, si provano tutte, no? Si comunicano i vari tentativi che si fanno prima di eventualmente fare una causa di richiesta di risarcimento. Diverso è se il cane disturba talmente tanto da coinvolgere l'intero condominio o l'intero vicinato. In quel caso lì si parla di vero e proprio reato. Quindi siamo al codice penale, se è un reato? Sì, Così codice come il penale. maltrattamento, cioè se in effetti un cane viene gestito per tante ore da solo e abbaia, più che per una Guarda, questione di disturbo, è proprio un maltrattamento, quindi codice penale. assolutamente sì. Tra l'altro, è procedibile d'ufficio, quindi non è neanche necessario sporgere querela, ma è necessaria una semplice segnalazione e il procedimento parte da sé. Tuttavia, il cane che abbaia e si parla appunto di reato di maltrattamento, ahimè, non è sempre così automatico da gestire. L'anno scorso mi è proprio capitato di collaborare con l'associazione presso la quale ho preso e adottato la mia attuale gatta, per un caso qui in Piemonte, loro sono di Roma, c'è stata questa collaborazione che ahimè non è andata come speravamo, perché purtroppo, anche se il cane abbaia ed è lasciato, parliamo anche del fatto che è maltrattamento, anche il cane che non abbaia ma viene lasciato per tante ore da solo, perché L'isolamento sociale. esatto, perché il cane in questo caso è un pastore tedesco, quindi a maggior ragione aveva proprio un'esigenza caratteriale anche di interagire, di avere compagnia. Sono animali di affezione a tutti gli effetti e quindi in questo senso e in questo modo vanno trattati e considerati. Quindi appunto è un isolamento. Ed erano state delle segnalazioni partite addirittura da dei vicini, proprio perché questo cane non abbaiava, ma era sempre da solo. Ed è stato, posso dirlo, impossibile intervenire, nonostante sia intervenuta, abbiamo fatto segnalazioni all'ASL, anche alla Forestale, è una cosa, a volte le istituzioni sono veramente, Guarda, è non capitato anche sono a me. presenti. Facili da gestire quando andiamo Sì, così nel non so corso. perché ci sia questa lassità nel prendere
prendere determinati provvedimenti. Tra l'altro, il proprietario era stato intercettato, nel senso che l'ASL era andata a casa, l'aveva obbligato a sottoporre il cane a visite, a comportamenti. Non aveva mai fatto nulla di tutto questo e il cane continuava a non essere sequestrato. Noi cercavamo proprio di farlo sequestrare perché comunque in canile sarebbe stato gestito meglio che chiuso in un, che in un cortile, tra l'altro al sole, cioè le condizioni erano veramente... Va bene, speriamo che le cose nel tempo cambino sia per una questione di coscienza sia per un fatto di leggi più facilmente applicabili, perché a volte anche le stesse forze dell'ordine, per quanto siano anche sensibili all'argomento, più di tanto non possono fare.